Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo video perché non stiamo mai fermi, lo sapete. E infatti, se potete vedere alle mie spalle, si vede la sala col colore alle pareti nuovo perché stiamo facendo dei lavori. Allora, ho deciso di cambiare la sala e quindi sono andata da IKEA e ne ho trovata una che comunque mi ha colpita. E il problema è che ovviamente dovevo imbiancare. Io prima avevo, adesso ve lo faccio vedere di qua, non badate al casino ovviamente perché c'era questo colore che era un grigio tortora tendente al marrone, a me piaceva tantissimo. Però quando sono andata a prendere il colore nuovo, praticamente non sono riusciti a ricrearmi questo colore. E non so se per un errore loro o perché comunque il codice magari non era proprio preciso, alla fine non sono riusciti a ricrearmi questo colore. E quindi praticamente mi hanno dato questo color grigio ghiaccio. Vedete? Che comunque è molto bello e soprattutto secondo me starà benissimo con la sala nuova. Quindi alla fine avevo questa tolla gigantesca, perché era quella grossa, da 14 litri, di questo grigio ghiaccio. E quindi ho detto, che me ne faccio? Senti, armiamoci di pazienza ed imbianchiamo tutta la sala. Quindi adesso la sala passerà da questo grigio, così, a questo grigio ghiaccio, che sembra quasi tenente all'azzurro, però non è male, devo dire. Allora, la sala poi ve la faccio vedere perché me la consegnano oggi. Dobbiamo ancora finire, come vedete, di imbiancare alcune pareti perché ovviamente abbiamo cominciato ieri, che era venerdì, e non ce la facevamo a far tutto. Per il momento non sto smontando la sala perché penso di montare la sala nella parete, poi fare il travaso e poi alla fine smontare e portare via. Quindi niente, per il momento vi faccio solo vedere il colore alle pareti, adesso ve lo faccio vedere meglio. Ho lasciato il divano staccato, ripeto, non guardate il caos che c'è perché ovviamente è tutto sotto sopra, però ho tenuto il divano staccato, questo qui è praticamente questo grigio, vedete, molto chiaro, bello luminoso, dà un sacco di luce alla stanza. Avendo preso il mobile color legno rovere, secondo me sta veramente bene. Quindi per il momento abbiamo fatto questa parete, queste due pareti, questa dello sgabuzzino che era dove avevo la foto del matrimonio, la parete frontale dello sgabuzzino, abbiamo cominciato le due colonne con i faretti, adesso poi finiremo i faretti, vedete, sono le due colonne, e poi abbiamo fatto questa parete qui d'ingresso e ci manca questa. Qui abbiamo tutte le cosine per imbiancare, scotch vari, quella lì, insomma, e poi abbiamo iniziato a fare anche questa qui laterale dell'altra sala e via. Devo dire che comunque inizio non era proprio quello che volevo, però mi ci sto abituando e secondo me con i mobili, perché poi andrò a cambiare praticamente anche il mobile qui, cambieremo il tavolo che lo stiamo ancora cercando perché quello che abbiamo visto non ci convince, quindi sto ancora cercando. Comunque per il momento vi faccio vedere il risultato delle pareti. Allora, sono le 3:30. Noi siamo appena tornate a casa, siamo stati a mangiare da mia suocera e almeno non ho sporcato anche la cucina, è stata così carina che ci ha invitati a casa. Vi faccio vedere, sono arrivati i pacchi dell'IKEA. Praticamente molto in anticipo rispetto all'orario perché avrebbero dovuto consegnarmeli dalle 2 alle 6 e in realtà invece sono arrivati tipo 12 e mezzo, secondo me un quarto, quindi super super in anticipo. E solo che insomma sono tantissimi, sono 86 colli e nulla, quindi adesso prima vi faccio vedere uno, mio marito ha già provato a montarlo. Sono tutti molto semplici, non c'è nulla di complicato e poi andremo a capire da che lato montarla, perché vi giro la telecamera così ve lo faccio vedere. Ad ora noi abbiamo la parete della TV da questo lato della sala, quindi lì c'è l'ingresso e qui c'è la parete TV. Quindi quando si entra in casa si vede il divano, che però vedete che è un divano
che io amo perché è stracomodo, però essendo in tessuto comunque non è mai super ordinato. Adesso lasciate stare che Ale si è messo lì a giocare, c'è ancora il suo Bing, quindi lasciate perdere, però anche quando lo tieni ordinato non mi fa impazzire entrare e vedere il divano, quindi avevo pensato di mettere qui la parete del soggiorno, quello con la TV, in modo da avere appunto l'ingresso e il mobile TV subito di fronte, che rimane sempre più ordinato. Adesso dobbiamo solo capire come spostare i cavi. Quindi tecnicamente questa ancora appunto non l'abbiamo imbiancata, ma qui ci andrà il divano e qui andrà la parete attrezzata. Vediamo se è fattibile, però ecco, l'idea è questa. Quindi ora ci armiamo di santa pazienza e ci mettiamo a montare. Allora, piccolo aggiornamento, oggi è domenica, qui abbiamo ancora alcuni pacchi da montare, vedete? Però quelli sono praticamente della madia che andrà qui e che faremo settimana prossima. Allora, ieri sera abbiamo montato tutti i pensili e i pensili, mancano le antine ovviamente, che però monteremo una volta su. Questa è la parte del mobile TV montata. Abbiamo già messo anche le antine, i cassetti, poi ve lo farò vedere bene. Adesso andiamo a montare tutta la parte sopra, la televisione, e poi smontiamo questo e lo portiamo giù, che poi lo prenderà mio nonno, quindi per fortuna non andrà buttato, perché sarebbe stato davvero un peccato. E quindi dobbiamo smontare questo con attenzione, portarlo giù un attimino in cantina finché non lo porteremo poi nell'altra casa. E quindi niente, questo è l'aggiornamento. A domenica mattina avremo un bel po' di lavoro da fare. Allora, aggiornamento pre pausa pranzo. Allora, lì c'è tutto da pulire perché abbiamo finito di fare i buchi, quindi qua sotto andrà il mobile che avete visto prima, che adesso abbiamo spostato per fare i lavori più in comodità, e qui c'è tutta la parte sopra. Allora, sopra vi dico velocemente, avremo tutte le antine bianche, qui ci sarà una vetrinetta, qui saranno tutti a giorno. Questo l'abbiamo tenuto senza ripiano per il momento, perché magari ci metto dentro un vaso, anzi in realtà ho delle statuette che avevo preso nei primi viaggi insieme a mio marito, e quindi penso di lasciarlo senza ripiano, qui metterò dei libri, adesso vediamo. Comunque, questo è l'aggiornamento, è stato un po' complesso, mio marito si è un po' distrutto, poverino, però adesso ce l'abbiamo fatta. E niente, quindi pomeriggio, dopo mangiato, mi metto, pulisco tutto, inizio a travasare le cose da questo a questo, e dopodiché continuiamo i lavori fissando insomma quello che c'è da fare. Però il grosso, mi ha messo le antine, diciamo, però il grosso è stato fatto, quindi poi ci aggiorniamo dopo. Allora, aggiornamento, ultimo aggiornamento della giornata, perché siamo esausti. Abbiamo finito di montare la parete attrezzata con le antine. Ho iniziato a mettere qualcosina, adesso abbiamo spostato i due mobili, uno è qui, proprio perché dobbiamo fare gli ultimi lavori di collegamento, però diciamo che al momento è tutto finito, questi basta spostarli per il momento, poi stasera prima di andare a letto lo faremo. E poi qui è ancora il muro da imbiancare, e dobbiamo stuccarlo e imbiancarlo, e abbiamo messo il divano. E adesso ci mangiamo una pizza perché siamo cotti, quindi niente, lì ancora fase di collegamento cavi e basta, questo poi è ancora appunto da imbiancare e niente, quindi per il momento a me piace tantissimo, c'è ancora un po' da fare, roba da sistemare lì insomma, però il colpo d'occhio all'ingresso, ripeto, non è ancora completo qua sotto, però il colpo d'occhio all'ingresso a me piace tantissimo. Allora, ultimissimo aggiornamento della serata, perché in realtà non ci siamo fermati, abbiamo cenato al volo e poi ci siamo messi a finire due cose, quindi questa è la vista con ancora un po' di cose in ballo, ma
questa è la vista dall'ingresso. E allora, è ancora da ultimare la parete del divano, come vi dicevo, però pian piano la faremo. Allora, questa è la vista quando si entra, qui c'è ancora lo scotch perché appunto dobbiamo vedere gli ultimi ritocchi. Poi vedrò anche cosa andare a mettere come soprammobili, perché al momento solo ho fatto il cambio da quelli che avevo prima, li ho spostati dal mobile di prima al mobile di ora, quindi ho semplicemente fatto un cambio. Questa è la vista della sala completa. Lì in alto manca ancora un'anta perché purtroppo era sbagliata, quindi devo capire se mettere una vetrinetta o un'anta bianca. Penso di continuare con le ante bianche, però poi decido. Allora, qui abbiamo sotto due pensili alti, ovviamente appoggiato a terra, comunque due mobiletti alti. Qui un mobiletto da 1,80 m con il vano apposta per le console o il decoder, quindi almeno non ci sono troppi cavi in giro. Ve lo faccio vedere di fronte, non riesco neanche a inquadrarla tutta. Poi qui ho una vetrinetta, qui sono tutti i pensili che saranno chiusi. Questi tre li ho adibiti a mini libreria, mentre quello l'ho lasciato io di proposito così perché appunto sono andata a mettere le mie statuette che ho da anni ormai, tutte quelle prese, adesso questa non si vede perché è nera, però vedete, prese nei vari viaggi con mio marito, quindi l'ho lasciata io di proposito alta senza mensole, mentre qui appunto abbiamo messo varie cose. Qui ancora è tutto da sistemare all'interno dei mobili, quindi poi magari ve li farò vedere, farò un room tour completo quando avremo finito anche la parte del divano. Lì sono riuscita a lasciare la foto del matrimonio e niente, quindi questa è la situazione aggiornata e terminata per quanto riguarda la prima parte della sala. Adesso appunto dovremo andare a sistemare la parete del divano e poi l'altra sala dove prenderemo il tavolo nuovo che però ancora non abbiamo scelto e andremo a montare la madia. Ci vedremo al prossimo aggiornamento.